Presidente, buongiorno. Presidente, noi abbiamo ascoltato veramente con interesse il suo intervento, abbiamo apprezzato tutti gli sforzi e tutti i progetti che ci sono in cantiere per quanto riguarda la Regione Calabria. Una nota dolente di oggi, mi permetto di dire, è che purtroppo abbiamo visto pochissimi giovani, si stanno un po' allontanando dalla politica. Quale ricetta lei, esperto appunto, potrebbe dare per far tornare i giovani ad interessarsi della politica? Ma bisogna rimettere le problematiche dei giovani al centro dell'azione politica, di governo e dell'azione del sistema politico più in generale. Io credo che questo è il problema. Il futuro si vince o si perde proprio su questo tema. Un paese che non dà lo spazio giusto alle problematiche delle nuove generazioni è un paese senza futuro. Io credo però che nel corso di questi anni si è incominciato a fare qualcosa di importante. Il governo ha assunto iniziative che vanno nella direzione di una attenzione concreta alle problematiche delle nuove generazioni, a partire da quella del lavoro. Sono state assunte misure importanti, anche se ancora bisogna rafforzare in questa direzione qui. Sui giovani si vince, ripeto, o si perde la sfida, e credo che il nostro paese deve in questa direzione consolidare e rafforzare la strada che è stata imboccata nel corso di questi anni. Nel suo intervento diceva anche che questa legge elettorale non le piace, però purtroppo qualcuno l'ha votata per farla diventare attuabile. Non crede che forse i cattivi almeno dicono che è stata fatta per far sì che poi ci sia un governo di larghe vedute, larghe alleanze fra il PD e Forza Italia? Ma guardi, io credo che in un momento di transizione e soprattutto sulla legge elettorale non si poteva non assumere una impostazione che consentisse una larga convergenza sulla legge elettorale, perché le regole del gioco vanno fatte insieme. Non si può, come dire, pensare di fare le regole in modo unilaterale. Questo è stato il punto di sintesi, il punto di caduta di un confronto che si è sviluppato. Io credo che questa legge elettorale non è adeguata, però ecco, queste sono le regole oggi. Con questa legge elettorale bisogna andare al voto, bisogna giocare la partita con queste regole, e io credo che nella partita bisogna che si mettano i contenuti, perché appunto il populismo che è poi l'agitare dei problemi, l'agitazione dei problemi, non è la risposta però ai problemi, perché i problemi sono tanti. In questi anni il PD, con Renzi prima e con Gentiloni dopo, ha assunto la responsabilità di governare un paese che era stato portato in una condizione di difficoltà enorme. Nessuno può dimenticare gli anni del 2010, 2011, quando appunto la nostra credibilità in Europa era sotto zero, quando lo spread ballava, quando interi comparti dell'economia che erano stati trainanti erano stati messi in ginocchio, con il sistema delle imprese in ginocchio, con la disoccupazione dilagante, con la caduta dell'export. Insomma, nessuno può dimenticare il rischio del modello greco rispetto all'Italia, della grecizzazione del nostro paese. In questi anni si è fatto un lavoro difficile, faticoso, ma importante. L'Italia è stata rimessa sul binario della crescita e dello sviluppo, del recupero di credibilità. Oggi
abbiamo, come dire, un paese che è positivamente diverso rispetto a 5-6 anni fa. Da qui bisogna partire. Certo, i problemi sono tanti, molti sono stati avviati a soluzione, sono tanti, ma ecco, l'interessante e importante non interrompere questo percorso, bisogna consolidarlo, spingerlo più in avanti. E il populismo che dà voce ad un giustificato malessere non è la risposta ai problemi che sono alla base di quel malessere, anzi è una scorciatoia illusoria che potrebbe determinare una condizione grave per la vita del Paese.